Non si può staccare la luce e il gas alle famiglie che oggi sono in difficoltà e che hanno sempre pagato la bolletta. Si chiama morosità incolpevole, è per questo che dobbiamo aiutarle, così come dobbiamo aiutare le migliaia e migliaia di imprese che rischiano di chiudere. La crisi oggi è più grave di quella del Covid. Noi moderati insistiamo che ci sia subito risorse a disposizione per famiglie e imprese. La situazione è drammatica. La prima strada è quella di prendere i fondi europei, come già li abbiamo usati durante la prima fase del Covid. Se questo non sarà possibile, è evidente che l'unica strada diventa lo scostamento. Il prossimo governo avrà una forte connotazione di centro e moderato, di centrodestra, proprio perché c'è la presenza della lista Noi Moderati, che è la vera novità politica nella proposta del centrodestra. Credo che dobbiamo assolutamente usare questi ultimi 10 giorni per spiegare le nostre proposte politiche e per dire che il governo che sarà del centrodestra del Paese sarà un governo serio, concreto e responsabile. L'ipotesi di invadenza di una potenza straniera come la Russia nell'Occidente, nelle istituzioni e nella politica è una cosa molto grave. Indipendentemente dal fatto che l'Italia sia coinvolta, dobbiamo tenere alta la guardia, innanzitutto rafforzando il nostro sistema di intelligence e la nostra cyber security. E credo che poi il Parlamento finalmente, nella prossima legislatura, dovrà aprire una commissione d'inchiesta. Quello che chiedo a Enrico Letta, alla sinistra o al cosiddetto terzo polo, è che in questi 9 giorni ci confrontiamo nel merito dei programmi. La smettiamo di descrivere mostri assoluti o catastrofi se vince il centrodestra o di strumentalizzare ipotesi di finanziamento di una potenza straniera a partiti. Evitiamo e lasciamo perdere questa strada e confrontiamoci e facciamo sì che gli italiani scelgano il governo di centrodestra e Noi Moderati piuttosto che gli altri per la bontà, la serietà e la concretezza delle proposte che si fanno.